Ciao! Oggi ho deciso di fare un simpatico allenamento. Se ti va, fallo insieme a me. Questo mini allenamento si divide in due momenti, una parte più dinamica e una parte di rilassamento o defaticamento. Ma vediamo insieme di cosa hai bisogno per esercitarti. Ed eccoci qui! Dunque, tutto ciò di cui hai bisogno è uno spazio in cui puoi effettuare 5 passi. Contali, così. 1, 2, 3, 4, 5. Se hai questo spazio, sei pronto. Ti do il tempo di prepararti. Fai stop e poi torna e fai play. Sei pronto? Cominciamo! Iniziamo con l'andatura del cavallo. Imitiamo un galoppo. Braccia aperte, viso e piedino in direzione di marcia e si va. Eseguiremo le azioni andata e ritorno. Ed ora l'andatura di un essere piccolo piccolo, la formica. Apri le braccia e cammina posizionando i piedi uno davanti all'altro, facendoli toccare. Ti raccomando, questa andatura prevede tanto autocontrollo, calma e concentrazione. Cerca di non barcollare, tieniti perfettamente dritto. Concentrati, passi piccoli piccoli senza fretta. E adesso il salto della rana. Andiamo giù con le ginocchia aperte. Saltiamo portando in su le braccia. In questo voi bambini siete più bravi di me. Io non lo sono per niente. Ora imiteremo un leprotto. Per farvi vedere meglio, mi metto in questa posizione. Andiamo giù con le ginocchia chiuse. Posiziono le mani e saltello portando le gambe prima da un lato e poi dall'altro. E via così, andata e ritorno. Forza bimbi! E adesso l'andatura dell'orso. Apri le gambe, non piegarle. Vai giù anche con le braccia, tieni le tese e in questa posizione cammini. Ti raccomando, non piegare le ginocchia. Quindi gambe tese, aperte e si cammina. Adesso un'andatura faticosa, quella dell'anatra. Andiamo giù con le ginocchia, mani ai fianchi e si cammina. Mantieni le spalle dritte, eh? Di nuovo, spalle dritte. È dura, è dura. E adesso andiamo nella foresta e imitiamo l'elefante. Battiamo i piedi e agitiamo la proboscide. Così, batti i piedi e muovi la proboscide. Ed ora la giraffa con il suo collo lungo lungo. Andiamo su con le braccia, prima inclinati da un lato e poi dall'altro. Tirati su sulle punte se ci riesci, ma fai attenzione. Bene, e adesso vola, vola libero come un uccellino. Come una petta, come una farfallina. Vola, vola e saltella. Ed ora è il momento del relax. Imitiamo il fenicottero. Apriamo le braccia, solleviamo un ginocchio e lo abbracciamo, stringiamolo a noi. Cerca di mantenere questa posizione. Non è facile, bisogna concentrarsi. Cerca di contare fino a 5, respira profondamente e tieni sollevate le spalle. Proviamo anche con l'altra gamba.
Fai dei bei respiri e conta fino a 5. Ora imitiamo il gabbiano. Piega leggermente le ginocchia e porta il busto in avanti, senza esagerare. Mantieni lo sguardo davanti a te, non sporgerti verso il basso, altrimenti rischi di cadere. Ora porta le braccia all'indietro e apri le dita delle mani. Le tue braccia e le tue mani sono delle ali. Se riesci ora, sollevati sulle punte. Esegui questo movimento con molta concentrazione, altrimenti non ti riesce e rischi di sembrare un gabbiano ubriaco. Ora torna dritto ed imitiamo un'aquila. Piegati sulle ginocchia, la schiena resta dritta, solleva il ginocchio e incrocialo sull'altra gamba. Porta in avanti le braccia e piegale portandole in su. Mantieni questa posizione per 5 secondi. Prova nuovamente. Solleva il ginocchio e poi incrocia il piedino dietro l'altra gamba. Porta in avanti le braccia e incrociale portandole in su. Bene, adesso sediamoci sul pavimento. Teniamo uniti i piedini, così. Le ginocchia sono aperte. Con le mani prendi i tuoi piedini e muovi leggermente, delicatamente le tue ginocchia, come le ali di una farfalla. Tieni le spalle dritte, chiudi gli occhi e fai dei respiri profondi. Ed ora la posizione del pavone. Apriamo le gambe, spalle sempre dritte, braccia lungo le gambe e cominciamo a fare un respiro grande, grande, portando all'insù le braccia. Poi buttiamo fuori l'aria piano piano facendo scendere le braccia. E di nuovo. Per concludere eseguiremo la posizione del cigno addormentato. Da questa posizione pieghiamo una gamba, l'altra è distesa dietro di noi. Adesso portiamo in su le braccia e le distendiamo in avanti. Andiamo completamente giù e ci rilassiamo un po'. Ora pieghiamo l'altra gamba e l'altra la distendiamo dietro. Come prima, portiamo le braccia in avanti. Andiamo giù e ci rilassiamo. Bene, l'allenamento di oggi è terminato. Ti è piaciuto? Ti sei stancato? Ti senti rilassato? Fammelo sapere. Per ora ti mando un grosso bacio. Al prossimo video. Ciao ciao!